sente sempre più parlare di femminicidio. Il termine descrive il movente, non la vittima. Preferisco coniare il termine omicidio. Chi uccide una donna non è un uomo, definizione illegittima. Cari amici, marzo 2021, buona parte dell'Italia purtroppo con questo coronavirus è in zona arancione. Sta per arrivare però la festa dell'8 marzo, che non è una festa come tutte le altre, ma che ci vuole ricordare che le donne vanno rispettate tutti i giorni dell'anno. Purtroppo sono soventi i casi, anche in questo periodo di virus e di pandemia, di situazioni molto tristi legate alla violenza sulle donne. Ne parleremo con l'associazione Ali Libere 1522, guardate il loro filmato, è molto interessante, seguitele e siamo con voi. Allora, buonasera a tutti, ho scritto una breve descrizione del nostro progetto e adesso ve la leggo. Allora, il nostro progetto nasce durante il periodo di quarantena, durante il quale purtroppo si sono incrementati i casi di violenza sulle donne. Dunque abbiamo pensato di far nascere qualcosa che potesse portare come beneficio un supporto concreto alle vittime di abusi. Da qui abbiamo fondato un gruppo social denominato Ali Libere 1522, allo scopo di raggruppare quante più persone sensibili a questa tematica, ed anche con l'obiettivo di diffondere un messaggio rivolto soprattutto alle donne che hanno subito e subiscono violenza, sia fisica che psicologica, compresi i casi di stalking. Il messaggio naturalmente è costituito dall'invito a non rimanere a subire passivamente in silenzio, ma di chiedere aiuto. Aiuto ad una persona fidata, alle forze dell'ordine, ad un'associazione del settore, nonché ai centri antiviolenza, contattabili in tutta Italia tramite il numero verde 1522. Noi focalizziamo l'attenzione appositamente sulla necessità della richiesta di aiuto, perché laddove vi sono situazioni pregresse di abusi e vessazioni o vi siano segnali di allarme, di comportamenti di prepotenza e persecuzione, bisogna intervenire tempestivamente allo scopo di evitare che possa accadere il peggio. Dunque è importante far comprendere che la richiesta di aiuto in determinate situazioni costituisce anche un'opera di prevenzione. Le persone che si rivolgono al nostro gruppo, in sinergia con l'associazione di volontariato Girasole di Cani Cattivi, vengono per prima cosa ascoltate e supportate psicologicamente. Questo primo passo è fondamentale per far uscire la persona dalla situazione di incertezza che la tormenta e farla sentire al sicuro, farle capire che è in noi un punto di appoggio, riferimento su cui poter contare lungo il percorso di liberazione dal proprio puzzino. A questo scopo, oltre ai volontari che assistono e vengono incontro alle prime segnalazioni richieste delle vittime, sono a disposizione un avvocato ed una psicologa per valutare caso per caso le situazioni, vagliare tutte le variabili e cercare di comprendere la strada migliore per intervenire. Salve a tutti, sono Sara e volevo raccontare la mia esperienza. Racconto brevemente, ovviamente. Comincio con il ringraziare Noemi per il suo aiuto, per il suo supporto. La pagina 1522, Le Ali Libere. Io, come posso dire, ho subito violenza psicologica da mio marito più o meno da un anno. Ho subito e dopo varie peripezie, insomma, ho preso coraggio a contattare infatti il 1522 e l'ho trovato su Facebook, perché non potevo comunque chiamare, perché lui era sempre lì con me, quindi non potevo chiamare perché avevo paura di una sua reazione. Però ho trovato subito supporto. Noemi mi ha subito tranquillizzata, mi ha subito calmata, insomma, in base alla situazione. E ora sono, si può dire, libera. Diciamo che io avevo già preso la decisione di andarmene da casa, però non riuscivo, insomma, avevo paura che lui potesse rivalersi su qualcosa. Noemi mi ha supportato, è stata la mia ancora di salvezza, diciamo. E il 1522 però me l'ha consigliato anche una mia carissima amica, che al momento sta facendo il video. E non faccio il suo nome, però ringrazio anche lei di avermi consigliato il 1522. E, che dire, io dico solo alle donne in difficoltà, al primo segnale di violenza
Non abbiate paura, confidatevi. Prima di tutto confidatevi anche con la famiglia, che la famiglia è la cosa più importante comunque. E non abbiate paura dei giudizi, perché non serve a niente avere paura su questo. Dovete puntare sulla vostra forza. Ragazze, questo breve video per dire basta alla violenza sulle donne. Voglio ricordare un passo della Bibbia che dice: l'amore sopporta tutto. Questa frase sta a significare che l'amore sopporta la povertà, deve sopportare la malattia, la sofferenza, ma non deve assolutamente sopportare la violenza, i soprusi, gli abusi. Dobbiamo dire basta, stop alla violenza sulle donne. Dobbiamo dire stop all'amore criminale. Se ci sono violenze, ci sono abusi o soprusi, non si tratta di un amore, ma tutt'al più di un amore malato. Quindi stop alla violenza sulle donne, impariamo a denunciare, impariamo a chiedere aiuto. Salve, io sono la dottoressa Sabella Emanuela, sono una psicologa, faccio parte dell'associazione per la difesa delle donne o comunque di tutti i soggetti che subiscono violenza. Il nostro obiettivo è quello innanzitutto di sostenervi, cioè di accogliere quella che è la vostra richiesta di aiuto, per aiutarvi a capire quello che sta succedendo e dargli il giusto significato. Una cosa per noi importantissima è portare la vittima, che sia donna o che sia uomo, a capire che quello che sta subendo non è una colpa, cioè non è diciamo la causa principale di quello che si sta subendo, cioè la violenza. La persona che subisce non è la causa, perché molte volte purtroppo molti pensano che meritano la violenza che stanno subendo, invece non è così. La cosa più importante è aiutarvi a capire che quello che state vivendo è solamente un'ingiustizia, una cosa che non ha nessun senso, nessun motivo di esistere e soprattutto di continuare. Quindi per noi al primo posto c'è proprio questo: accogliere la vostra richiesta di aiuto, aiutarvi ad elaborare quello che state attraversando, dargli un giusto significato e darvi anche la forza di spezzare questa violenza e di ritornare a vivere serenamente, perché ognuno di noi lo merita, sia donna che uomo. Quindi non esitate a chiamarci, e noi siamo qui per ascoltarvi come prima cosa, e poi in seguito insieme cercheremo di capire qual è la via di uscita a questo problema che state attraversando. Chiunque voglia entrare in contatto con noi, anche per qualsiasi richiesta, informazione ed eventuali collaborazioni, può farlo telefonando al numero 0922 17 57 225, scrivendo all'indirizzo di posta elettronica alilibere1522@vigilasole.it, ed è possibile anche raggiungerci tramite il gruppo Facebook alilibere1522 ed il nostro sito internet www.chiocciola-di-vigilasole.it. Vorrei fosse solo fantasia, ma queste storie accadono. Bisogna proteggere, non permettere che le accuse decadano. Bisogna saperle, parlarne, farlo è l'unico modo per arginarle. Colpisce tutti, piccoli e grandi, non è più una giustificazione essere ignoranti. Devi sapere contro cosa combatti, come diceva Gandhi. La guerra si combatte con la pace, per questo quando l'ignoranza grida, l'intelligenza tace.